La tua storia ha commosso tantissime persone ed è iniziata una vera e propria gara di solidarietà. Non me l'aspettavo e quindi questo mi fa piacere davvero. Non hai esitato un attimo a fare da scudo ai tuoi figli? No, non sono un'eroina, non mi piace neanche sentirmi dire eroina, piuttosto una mamma. Mamma, sono una mamma, quello sì. Una mamma che ama immensamente i suoi figli, che metterebbe la sua vita al posto dei figli. Il pirata della strada può essere che stia seguendo questa intervista. Che cosa vorresti dirgli? Costituisciti perché comunque sono sulle tue tracce. Secondo me dovrebbe scusarsi anche con me, però con i bambini. Io so che comunque questa cosa qua non la dimenticheranno loro e loro hanno tutta la vita davanti, quindi la ricorderanno per sempre. Che si scusi con i bambini e basta. A me basterebbe questo. Noi siamo una famiglia modesta. Io prima del Covid lavoravo, poi purtroppo non è più stato possibile. Lavora solo il papà, quindi lavora dalla mattina alla sera. E sì, le difficoltà economiche sono tante, soprattutto adesso. Tu di che cosa avresti bisogno concretamente? Non sono abituata a chiedere, quindi sì, magari un autista, ecco, che magari aiutasse me, mio figlio, magari da accompagnarlo a scuola e andarlo a prendere. E poi ecco, importante, dopo il gesso, se qualcuno potesse offrirmi un lavoro, quello sì, perché ne necessito. E lunedì dovevo iniziare a lavorare, questo lavoro è perso, non mi aspetteranno perché la degenza è lunga. Che cosa vorresti fare come lavoro? Beh, io ho sempre fatto la barista, mi adatto a tutto. Quali sono i tuoi sogni adesso? Tornare alla vita normale e andare al mare. Ieri mio figlio mi ha detto: mamma, quando andiamo al mare? E quindi ho il desiderio di portarlo al mare.